Ciao ragazzi, oggi vi faccio ascoltare questa linea di basso del grande Saturnino contenuta nella canzone L'ombelico del mondo. Allora, gli accordi sono abbastanza semplici e sono soltanto quattro. Sono un Do, Si bemolle, Mi bemolle e Fa. Allora, su Do ci appoggiamo al suo quinto grado, Do, Sol. Il ritmo è sempre pum, pa, pa, tu, ta, ta. Quarto puntato e quarto. Ta, a, ta, ta, ta. Parto dal Do, corda di La, tasto 3. E poi ci metto come nota di abbellimento il Sol. Corda di Re, tasto 5. E poi ritorno al Do. Poi passo sul secondo accordo. Sul Si bemolle uso un Re naturale, quindi corda di La, tasto 5. Si bemolle, Re, Si bemolle. Quindi l'accordo è un Si bemolle maggiore, facente parte dell'accordo di Si bemolle maggiore, appunto. Si bemolle, Re, Fa. Quindi, primo accordo, Do con Sol, quinto grado. Si bemolle con il Re, terzo grado, maggiore. Vado sull'accordo di Mi bemolle e ci metto un Sol naturale, quindi anche questo accordo è maggiore. Mi bemolle, Sol, Si bemolle, la triade. Do, Si bemolle maggiore, Mi bemolle maggiore. E poi vado sul Fa, anch'esso maggiore, Fa, perché utilizzo il terzo grado, utilizzo la nota di La. Corda di Re, tasto 7. In questo caso Saturnino, nel riff, ha deciso di non usare la terza, ma usare la quinta, quindi Do, Sol. Invece per le altre, Si bemolle, Re, terzo maggiore, Mi bemolle, Sol, terzo maggiore, Fa, La, anche qua utilizza la terza maggiore. Se volete abbellire il giro come ho fatto io nell'introduzione, sul Fa non ho usato altro che l'arpeggio Fa, La, Do e il Fa acuto. Posso prenderlo qua oppure eventualmente posso smanicare e andarlo a prendere in una porzione più bassa della tastiera. Ad esempio una cosa del genere, ok? Come posizioni io utilizzo questa, cioè partire dal Do al tasto 3. Chiaramente ce ne sono molte altre. Posso partire con il Do al tasto 8, nella corda di Mi ad esempio. Tra l'altro mi fa fare anche meno spostamento. Do, Si bemolle, Mi bemolle e Fa. Soltanto uno spostamento. Anche se è molto comoda questa diteggiatura. Se proprio non volessi spostare la mano, potrei fare anche questa, sempre partendo dal tasto 8 della corda di Mi. In questo caso la mano sinistra proprio non si sposta, però a me prendere il quinto grado saltando una corda, quindi io inizio con il Do in corda di Mi, tasto 8, e poi vado a prendere il Sol, corda di Re, tasto 5. Io l'ho sempre trovato molto scomodo anche visivamente. Poi ho un doppio salto, un salto di corda, non è tanto agevole, però lo potete usare come esercizio per non spostare la mano e per esercitarvi con la tecnica 4 dita, 4 tasti in pratica. Io parto con l'indice sul tasto 5, 6, 7, 8, ok? Quindi tenendo la mano ferma io vado a utilizzare
parte l'anulare, uso tutte le dita e non mi sposto mai. Detto ciò, io non la suonerei mai così, perché non mi piace questo salto qua, ma preferirei piuttosto prenderla così. Bene, grazie a tutti, ci vediamo al prossimo Autoplay. Mi raccomando, mettete un mi piace, condividete sulla vostra pagina. A presto, buona musica, Carlo, ciao.